Carissimi amici, buon pomeriggio a tutti. La puntata di oggi, di questo pomeriggio, è riservata a coloro che d'estate magari non vogliono radersi, molto spesso perché non hanno voglia, perché sono al mare, quindi vogliono godersi il sole, però vogliono anche un po' di freschezza in viso, freschezza concentrata, che duri anche parecchio. Ma va benissimo anche per coloro che vogliono un aftershave, che abbia una concentrazione scelta da se stesso e che sia anche durevole e vuole un po' divertirsi, insomma, un po' per l'utente che ha voglia di divertirsi. Faccio una premessa: siccome utilizzerò un olio essenziale, bisogna tenere conto che gli oli essenziali non tutti sono compatibili con la pelle, attenzione. Quindi, se per esempio avete intenzione di utilizzare un olio essenziale alla lavanda, non fatelo perché la lavanda è estremamente velenosa per la pelle. Quindi l'olio essenziale di lavanda non va bene. Non va bene come anche tanti altri oli essenziali non vanno bene. Quindi dobbiamo accertarci prima che sia compatibile con la pelle. Allora, facciamoci questo dopobarba oppure una lozione da utilizzare per una barba, per esempio, come la mia. Se non ho voglia un sabato, una domenica di farla, voglio la pelle fresca, utilizzo questa lozione. Quello che mi serve è un contenitore. Di questo per esempio è per il liquido per sigarette elettroniche. Io non utilizzo, però ce l'ho, non so perché, però ce l'ho. Poi utilizzerò una base alcolica, in questo caso è al limone, perché serve una base alcolica, se uno, a meno che uno non voglia utilizzare l'alcol puro, però. Perché comprare una bottiglia di alcol puro? Si possono utilizzare queste lozioni che arrivano a 80 gradi praticamente. Poi sta già di limone, quindi non è male. L'olio di argan che ormai conosciamo tutti, è un olio essenziale. In questo caso è di menta piperita. Menta piperita che nel mio caso è compatibile con la pelle. Allora, io adesso apro il mio beccuccio della confezione, e vado a inserire all'interno l'olio di argan, no? E ci metto l'olio di argan, base oleosa, che mi serve naturalmente per concentrare la lozione, così dovrebbe bastare. Il fondo del contenitore, non troppo. Poi utilizzo l'olio essenziale di menta piperita e ce ne metto adesso, intanto devo vedere come inserirlo, però ce ne metterò un 4-5 gocce, ma facciamo anche 6 o 7, va. Qua si sente la menta piperita, e poi vado a ultimare, a finire, a coprire con base alcolica,
che è più quella che mi sta scendendo, eh. Ci volevo un imbutino, però va bene così. E basta. Adesso io richiudo. Chiudo il tappo. Agito. In modo che tutti gli elementi, la base grassa, e la base alcolica, l'olio essenziale, vadano a mescolarsi. Risciacquo l'esterno della confezione. Chissà, proprio di menta piperita. Molto fresca. Devo dire che è molto molto fresca. Magari ce ne andava meno di olio essenziale. Sicuramente bastano due gocce. Oh, è fresco. E devo dire che dura molto questo effetto di fresco. Dura molto ed è assai naturale, perché poi alla fine abbiamo utilizzato degli elementi che in sostanza sono naturali, poi alla fine, no? Abbiamo utilizzato l'olio di argan, abbiamo utilizzato una base alcolica, ma al limone, voglio dire, quindi niente cioè possiamo utilizzare addirittura l'alcol, che è molto più naturale ancora, senza altre cose aggiunte. E poi l'olio essenziale di menta piperita, dove bisogna accertarsi assolutamente che sia compatibile con la pelle. Nasce così questo composto, brutto da vedere, però l'effetto è effettivamente molto fresco. È molto fresco e io l'ho provato anche in diversi altri ambiti, chiaramente diversi dal video, ed effettivamente funziona. Attenzione agli oli essenziali, non si scherza con gli oli essenziali. Perché altrimenti si possono avere delle allergie veramente terribili. Poi si deposita sempre un po' sul fondo la base grassa. Non so se si vede, ma io la vedo. Io la vedo. Ma poi basta agitare, nuovamente, prima di ogni utilizzo, e la base, si diluisce. Le basi si diluiscono e quindi diventano un corpo unico e si possono utilizzare. È molto fresca questa lozione. Grassa al giusto, quindi rende morbida la barba, alcolica per smorzare questo grasso, poi l'olio essenziale che sprigiona la menta piperita. Qualcuno vi annuserà e dirà: ma che cosa cavolo ha messo quello? Ho messo questo. Io mi fermo qui, a questo punto.
Ci vediamo domani per la rasatura, sarà domenica. Intanto mi godo questa frescura, di menta piperita, limone, e questa base di questa lieve base grassa, quella è l'olio di argan, naturalmente smorzata dall'alcol, quindi non è proprio grassa, è un grasso giusto. Buon pomeriggio, un abbraccio amici.